Salve a tutti ragazzi, amici del mare. A 2 giorni dalla mia prima avventura in pesca sub, dove ho preso un bellissimo polpo. Avete visto il mio ultimo video, ritorniamo a mare, però a rock. Ve l'avevo detto che il mio primo amore sono le canne e non le lascerò mai. Ci stiamo provando da uno spot che in passato mi ha regalato belle soddisfazioni, era un po' che non venivo. Da qui ho preso la mia prima orata, sembrava un pesce impossibile per me. E quindi proprio questo punto mi dà sempre grandissime emozioni quando ritorno. Oggi pescheremo con americano, lo sto lanciando, ne ho un 5 cocci, 5 vermi circa, e ho anche un po' di murillo. Qua il mare diventa subito profondo. Là sotto ci sono pure dei banchi di posidonia. Pescherò a fondo, sempre con piombo scorrevole. Vediamo un po', dai. È difficile in questo periodo beccare l'orata perché il mare è ancora freddo. Si sta raffreddando addirittura ancora di più. È il periodo meno proficuo, però ci proviamo, dai. Può essere che esce qualche bersaraco. Da qui ho preso anche dei bellissimi tordi marvizi. Vediamo un po'. A dopo. Ragazzi, mentre posizionavo il telefono per tentare di riprendere le piegate, guardate cosa ho trovato in questa pozza di marea. Un'oloturia. Cioè, sicuramente le mareggiate l'hanno spinta fino a qua. Ora la liberiamo. C'è incredibile, no? Il salvataggio dell'oloturia. Che bella occhiata, fantastica ragazzi, un'occhiata fantastica, che meraviglia. Ragazzi, come sempre la camera mi ha giocato brutti scherzi. Guardate che occhiata fantastica, ragazzi, bellissima occhiata, meravigliosa, guardate che bella, fantastica, bellissima, guardate qua. Guardate che meraviglia, una bellissima occhiata al primo verme lanciato. Ora continuiamo. L'ho presa a fondo, meravigliosa, una bella occhiata. Questa la tratteniamo, un pesce già di una bella dimensione. Buono che ti libero. Buono. Guardate che bello, un piccolo fasciato. Questo lo slamiamo e lo liberiamo subito. Guardate che bello, questo è piccolino, lo lasciamo subito. È arrivato un tordo, non tanto grande. Ora questo lo slamiamo e lo rilasciamo subito. Piccolo sciarrano, ora lo liberiamo subito. Grande biodiversità oggi.
Lo immaginavo, un'unica tirata, uno bello scorfanotto. Ora vediamo di liberarlo, questo è piccolino, in caso tagliamo, perché con gli scorfani non si scherza. Altro tordo. Ah, questo è bellissimo, guardate questo. Questo lo facciamo a brodo, proprio grande. Questo è meraviglioso. Niente ragazzi, la pescata finisce qui. È uscito un bellissimo tordo, una bellissima occhiata. La pescata finisce qui. Ho fatto anche tanti rilasci di pesci più piccolini. Ci siamo divertiti oggi. L'occhiata la mangeranno stasera i bambini, il tordo lo farò a brodo, magari farò un po' di pasta. E niente, dai, siamo tornati sugli scogli e a noi oggi ci è bastato questo. Alla prossima, dai!